Momenti di tensione a Castellammare di Stabia, a Palazzo Farnese, per il mancato rinnovo del contratto dei cosiddetti vigilini. Si apre uno spiraglio nella trattativa, anche se la dottoressa Baldassarre non ha voluto rilasciare interviste in merito. Oggi pomeriggio incontro in azienda per verificare la reale fattibilità del rinnovo del contratto. Signor Iaccarino Giuseppe, responsabile della FESICA a livello regionale, il problema degli ausiliari del traffico a Castellammare, si ripresenta in prossimità delle elezioni. Che cosa chiedono in questo momento, in prossimità dell'incontro con il commissario prefettizio? Noi siamo qui perché ieri abbiamo ricevuto dalla dottoressa Baldassare, che è la dirigente della Castellammare Multiservizi, una indicazione molto sconcertante. Siccome il bilancio della Multiservizi, Castellammare di Stabia Multiservizi, bilancio unico che raggruppa servizio di raccolta differenziata, spazzamento cittadino, sosta, manutenzione, addetti alla segnaletica, abbia avuto un conteggio che abbia sfiorato lo 0,16%, il patto di stabilità. A seguito di questa situazione, anche se il prefetto precedentemente aveva concesso una proroga a questi lavoratori che avevano visto la loro abilitazione come addetti alla sosta cittadina al giorno 4 di aprile, veniva prorogata al 4 di luglio. Tempo dopo le elezioni, che poi ci sarebbe stato l'intervento di una situazione politica, perché questo appalto che è stato dato alla Castellammare Multiservizi era stato prima assegnato a un'ATO che si era vista aggiudicare la gara. Poi, siccome ci sono stati dei problemi, che qualche ditta che faceva parte dell'ATE aveva problemi con l'antimafia, è stata esclusa questa situazione e hanno affidato temporaneamente, a seguito di un altro bando, alla Castellammare Multiservizi la cosa. Il contratto scade oggi, 18 mesi dal 19 di ottobre 2011 scade oggi. Oggi la direttrice della Multiservizi, la direzione, ci ha informato ieri che a seguito di questo sforamento del patto di stabilità non può fare la proroga a questi lavoratori, per cui questi lavoratori da domani mattina saranno disoccupati. Era un servizio che dava dei risultati buoni, era un servizio che era all'attivo secondo tutte le indicazioni che abbiamo ricevuto fino a ieri dalla Castellammare della Multiservizi, mentre la Multiservizi in sé come gestione e raccolta ha avuto sempre dei problemi di bilancio. Purtroppo la situazione si è scaricata su questi lavoratori perché coincidentemente con la presentazione dei bilanci risultano loro che hanno il contratto in scadenza, quindi avrebbero dovuto avere una proroga di ulteriori 3 mesi per poi entrare in un nuovo bando di gara, un'altra situazione. Hanno ricevuto la notizia ieri, abbiamo ricevuto la notizia che non gli viene fatta nessuna proroga perché c'è lo sforamento dello 0,16 del patto di stabilità. Adesso l'incontro chiedete? Adesso abbiamo avuto già degli incontri precedenti col prefetto che ci aveva assicurato che fino al giorno 4 però c'era questo impedimento del bilancio. Noi andiamo sopra per chiedere al prefetto se è possibile, anche se ci sembra improbabile, che venga fatto un bilancio differenziato, che venga letta esattamente il costo reale di questi lavoratori e dopodiché chiedere che venga almeno data questa proroga fino al 4 luglio, che sarà il momento in cui poi succederanno altre situazioni ma conseguenziali. L'amministrazione vincente. Amministrazione vincente, avremo un supporto politico, ragioneremo in termini diversi. È Va appena bene? finito l'incontro, quali sono i risultati? Per intanto c'è la disponibilità dell'ufficio contabilità del Comune a rianalizzare qualunque documento. La dottoressa Baldassarre, la direttrice della Multiservizi, farà pervenire al Comune che possa modificare quelle indicazioni. Il prefetto, che era presente al tavolo assieme agli avvocati del Comune, ci hanno assicurato che da parte loro hanno tutta la volontà di mettere di nuovo questo servizio in essere. Se poi non ci saranno elementi necessari a chiarire questa differenza, questo sforamento del patto di stabilità, vuol dire che la dottoressa, la direttrice della Multiservizi, non ha ottemperato
con onestà i suoi compiti e tutto ricadrà sui lavoratori che non potranno essere ricollocati al lavoro. Questo è. Quindi da domani i lavoratori saranno inattivi? Stasera a mezzanotte i lavoratori saranno licenziati, se fino a mezzanotte non arriveranno conteggi diversi da quelli che sono pervenuti fino a questo momento. Gli addetti del comune sono qui a lavorare per noi e per questo problema, per cercare di evitare questa situazione, visto che c'è la volontà di voler prorogare questo servizio. Però il commissario non può fare altro di quello, dare la sua, il suo appoggio, la sua disponibilità, ma sembra che ci sia una verifica dei conteggi, perché i bilanci che non quadrano non possono essere portati avanti. Se c'è un problema, il problema è a monte e va affrontato con la direzione della Castellammare Multiservizi. Fermo restando che la dottoressa sopra il commissario prefettizio ha detto che se la dottoressa Baldassarre ritiene di essere in possesso di elementi validi perché si possa continuare questa assunzione, lei in qualità di direttrice della multiservizio può anche fare l'assunzione, quindi dipende.